Bentrovati in questa puntata di Extra, ci occupiamo della Real Cittadella, la fortezza voluta dagli spagnoli nel 1600 e realizzata nella zona falcata del porto di Messina. Una struttura di architettura militare di notevole importanza che dovrebbe essere riqualificato, almeno questi erano i progetti. Un finanziamento da 11 milioni di euro però intanto è andato perduto e Messina rinuncia ad una potenzialità turistica straordinaria, ovviamente non soltanto per chi ci visita ma anche per i cittadini messinesi. Siamo andati a visitare i resti della Real Cittadella per cercare di capire in che condizioni si trova, mentre il dibattito politico continua senza alcun risultato concreto. Antiche incisioni, dipinti e planimetrie sono le testimonianze di una storia che Messina ha in parte cancellato. I documenti descrivono la Real Cittadella, fortificazione costruita dagli spagnoli tra il 1680 e il 1686 nella falce del porto. Progettata dall'architetto olandese Carlos de Grunenberg, ha caratteristiche simili a quella ristrutturata dallo stesso professionista e nello stesso periodo a Malta. La piccola isola offre oggi ai turisti un luogo da visitare e con straordinari panorami sul mare. Forte Sant'Angelo è così un punto di riferimento per i visitatori. Messina, invece, ha quasi letteralmente seppellito la sua storia per fare spazio ad attività industriali più o meno inquinanti, logistica ferroviaria, abusivismo ed un inceneritore per rifiuti inaugurato all'inizio degli anni 70, dismesso nel 1990 e mai più riattivato. La storia recente della Real Cittadella coincide in buona parte con quella della zona falcata. Tutta l'area, che forma la caratteristica falce dello stretto, è rimasta infatti abbandonata per decenni. I messinesi di fatto l'ammirano solo da lontano o ci transitano al massimo in macchina, fatta eccezione ovviamente per chi in quell'area ci lavora e per i militari che hanno chiuso al pubblico, ma con il merito almeno di averla ben custodita, l'area di Forte San Salvatore, sulla quale sorge la stele della Madonnina del Porto. Con poche eccezioni, la gloriosa falce dello stretto è un luogo totalmente degradato ed istituzionalmente relegato in un limbo creato anche da un conflitto di competenze in atto tra ente porto ed autorità portuale, enti che ancora oggi si contendono le aree ed immaginano per esse diverse destinazioni d'uso. E la Real Cittadella è vittima anche di questa battaglia politica e legale. L'ultima speranza in ordine di tempo era arrivata dalla Regione. La promessa, 11 milioni di euro per realizzare all'interno della cittadella un centro di documentazione d'arte contemporanea. Un cronoprogramma preciso però avrebbe dovuto stabilire anche i tempi della bonifica delle aree troppo inquinate per accogliere pubblico. Lavori da concludersi prima di avviare la realizzazione del centro. Ma oggi i tempi per il finanziamento sono ampiamente scaduti. Rimane il degrado, mentre dei soldi della Regione non c'è più traccia. Ma a cosa sta rinunciando Messina? E cosa è stato quasi cancellato dalla sabbia e dall'abbandono? Con lo storico Franz Riccobono, autore del libro La Real Cittadella di Messina, abbiamo visitato i luoghi che oggi esprimono uno stridente contrasto tra la maestosità delle strutture del passato ed il degrado del presente. Ancora prima dell'ingresso nella fortezza, sono i dintorni del cavalcavia ferroviario a nascondere segnali di una storia importante, rivelando le mura del Forte Don Blasco che confinano oggi con i liquami fognari che scaricano in mare.
ed è proprio guardando il mare dalla via Don Blasco che ci si rende conto subito delle opportunità che Messina ha saputo perdere. Ed eccoci in quel che resta della Real Cittadella, in un incrocio inverosimile tra storia e degrado del presente. Siamo nella parte meridionale rispetto al pentagono che costituiva la Real Cittadella e di fronte a noi abbiamo il rivellino che proteggeva l'ingresso. Questi sono tutti corpi avanzati, la falsa braga Santo Stefano che vediamo alle mie spalle, la Santa Teresa, l'ingresso avanzato alla Real Cittadella, e però bisogna considerare che in origine, quando venne realizzata questa fortezza, tutti questi corpi di fabbrica erano circondati da canali pieni d'acqua e quindi attraverso dei ponticelli si passava da un corpo, da una falsa braga all'altra cortina e poi alla Real Cittadella. Quello che vediamo di fronte, quadrangolare, è il bastione Santo Stefano, che è il meglio conservato. Mentre in direzione del fabbricato delle ferrovie sorgeva il San Carlo, su cui veniva issata la bandiera reale, era il bastione privilegiato, che era quello rivolto alla città, mentre questo si apriva sullo stretto e quindi era predisposto per contrastare eventuali attacchi da parte di mare. Quindi questi fossati che vediamo noi erano quelli che un tempo erano pieni d'acqua? No, la quota era molto più bassa perché, come può vedere, così sarebbero stati facilmente attaccabili questi bastioni. La profondità è di 2-3 metri più in basso, raggiunge 2-3 metri e poi con il fossato costituiva con l'acqua un'ulteriore difficoltà per l'esercito attaccante. Difatti la cittadella non fu mai presa d'assalto, ma si arrese in seguito al mutare di condizioni politiche, per cui era inutile continuare a combattere. Ed addentrandoci nella cittadella, ecco le prove di come questo posto ancora oggi sia terra di nessuno. Oltre alla sporcizia ci sono anche copertoni bruciati, tutto annerito da chi approfitta della mancanza di controlli. Gli ambienti interni della fortezza sono stati o sono ancora depositi o abitazioni di fortuna. Colonizzazione abusiva che in passato è stata clamorosa, come nel caso di questi locali che per anni sono stati regolarmente abitati. E dentro le stanze della Real Cittadella, ridotte da una pavimentazione molto più alta rispetto a quella originale, si trovano rifiuti di ogni tipo, testimonianza di un passato recente di vandalismo, degrado ed abbandono. Vergogne nascoste nel buio di un luogo dimenticato, ma quello che tutti i messinesi e i turisti invece dovrebbero vedere è la porzione dell'affacciamare della cittadella. Anche in un contesto degradato vince la bellezza del panorama. Thank you.
Questo luogo è un vero e proprio tesoro anche di panorami. Qui siamo in quello che era un serbatoio d'acqua proprio di fronte al mare. Ci descrive un po' questi luoghi. Sì, questa era una porzione decentrata rispetto alla struttura fortificata, un grande serbatoio, una cisterna che era proprio sul fronte al mare, anche se la linea di riva in passato era molto più discosta che non adesso. E quindi trasformazioni della linea di riva che sono avvenute a seguito delle discariche per altri motivi. Mentre di fronte a noi vediamo come una prua di nave l'angolo sud-orientale del bastione Santo Stefano, con la cornice marcapiano ben evidenziata, e sulla destra, oltre la cortina di congiunzione che è divenuta illeggibile a seguito delle superfetazioni, vediamo il cavaliere, la torre cilindrica del bastione San Diego, che era quello nord-orientale e che costituiva insieme al Santo Stefano la difesa sul fronte a mare, che era quello più temuto per un attacco appunto da parte di una flotta avversaria. E quindi nello stesso tempo è la parte meglio conservata, perché gli altri tre bastioni purtroppo sono stati demoliti. Ed eccoci al portale della Real Cittadella. Fino a pochi anni fa, oltrepassando quest'arco, si entrava in un'officina meccanica abusiva. Eppure la storia, fino ai giorni dell'Unità d'Italia, è passata letteralmente da qui. Siamo all'ingresso nella Real Cittadella ed è il luogo in cui il 13 marzo 1861 vede uscire sconfitto il generale Fergola e i suoi uomini e vede entrare vittorioso il generale Cialdini con le truppe piemontesi. Stiamo attenti, piemontesi e non garibaldini, perché Garibaldi prudentemente non venne mai in città e soprattutto nella zona della Real Cittadella. E poi l'evento si verificò ben 9 mesi dopo l'ingresso di Garibaldi a Messina. Quindi un luogo legato alla storia d'Italia, perché conclude la resistenza tenuta dalle truppe borboniche all'interno della Real Cittadella, resistenza straordinaria che dura circa 9 mesi e che si conclude appunto il 13 marzo, e solo il 17 marzo verrà proclamato il Regno d'Italia, cioè 4 giorni dopo la resa della Real Cittadella. Ancora Civitella del Tronto era in mano borbonica, ma era poca cosa rispetto al ruolo strategico e politico che aveva la Real Cittadella di Messina, presa la quale Vittorio Emanuele II poté proclamare il nasciduro Regno d'Italia. Il presente però è degrado e abbandono, sulla storia è passata l'indifferenza e sulla Real Cittadella soltanto promesse, ed il modello Malta rimane un obiettivo lontano. Del recupero della Real Cittadella si parlerà forse alla prima campagna elettorale utile. È tutto per questa puntata dedicata alla storia, alla cultura di Messina, storia letteralmente sepolta per il momento dal fango e dall'inefficienza delle istituzioni. L'appuntamento è alla prossima puntata con un nuovo argomento.